Da molti decenni l'ipercolesterolemia è stata individuata come uno dei fattori causanti principali per la malattia aterosclerotica cardiaca e anche cerebrale. Sono stati sviluppati numerosi farmaci in grado di abbassare il colesterolo. In realtà, il colesterolo che viene misurato nel sangue e sul quale si va ad agire con i farmaci è il colesterolo legato ha delle proteine che servono per trasportarlo nell'organismo. I livelli quindi che si vanno a misurare sono nel sangue di colesterolo totale, di colesterolo trasportato con lipoproteine a bassa densità, cioè LDL, il colesterolo trasportato da lipoproteine ad alta densità, quindi HDL, e i trigliceridi. Dal punto di vista terapeutico, in caso di aumento significativo dei valori di colesterolo, in particolare di colesterolo LDL, ci sono più strategie utilizzabili. Sicuramente le abitudini di vita, quindi le modifiche dietetiche e dell'attività motoria sono importanti, però è stato ampiamente dimostrato che è necessario abbassare i valori di colesterolo in maniera drastica in caso di presenza di malattia cardiovascolare, nefrovascolare o comunque a carico dei reni e di diabete mellito, arrivando a valori inferiori a 70 mg decilitro, che è un valore significativamente basso. In prima istanza si utilizzano farmaci che inibiscono un enzima che produce il nostro colesterolo, quello che fabbrichiamo noi a livello endogeno. Si chiamano statine, sono le più usate e sono anche le più raccomandate. I valori di colesterolo da raggiungere con la terapia con la statina in pazienti con già malattia cardiovascolare o comunque ad alto rischio cardiovascolare sono valori che devono essere superiori al 50%. Quindi si devono usare statine, utilizzare al massimo dosaggio tollerato e aggiungere eventualmente altri farmaci pur di raggiungere l'obiettivo, che come dicevo è del 50% almeno di riduzione, ed in caso di non ottenimento del target si può aggiungere un farmaco come l'ezetimibe, che ha un altro meccanismo d'azione, agisce soprattutto nel riassorbimento, nell'assorbimento intestinale e dagli acidi biliari del colesterolo, e più recentemente sono stati introdotti dei farmaci che sono fatti sostanzialmente di anticorpi monoclonali indirizzati verso una proteina peculiare, che è la PCSK9, è una proteina di cui nome astruso in realtà è poco significativo, in quanto è significativo il fatto che va a bloccare quello che è il meccanismo fisiologico che limita il riassorbimento e la degradazione di queste LDL. In buona sostanza, questi farmaci di ultima generazione sono in grado di ridurre il colesterolo circolante LDL anche del 60%. La strategia di approccio all'ipercolesterolemia, quindi, è una strategia che parte innanzitutto dalla stratificazione del rischio, che appunto permette di comprendere quanto il soggetto a 10 anni di distanza potrebbe andare incontro a una malattia cardiovascolare. La seconda strategia è quella di modificare le abitudini di vita e poi di introdurre farmaci, partendo con le statine, a cui possono essere aggiunti altri farmaci, tra cui gli anticorpi monoclonali di ultima generazione.